Le faccio dopo. Tagli qua sopra i capelli, proprio. Sì, così faccio così. Questo fa diventa tipo frangetto. Pelata! Vado? Vai! Lo faccio veramente? Pelata, sì. Pelati. Pelata. Me la sto a fare addosso, sul pannolone. Ok, sto prendendo la rincorsa perché mi voglio tagliare tutti i capelli e lo documenterò in questo video, se ci riesco. Oddio, non sta registrando! Credi. Vado. Vai. Ciao ragazzi, mia madre si vuole tagliare i capelli, ma non ne ha il coraggio. Adesso lo fa perché mi ha veramente rotto le scatole. Quindi è quel momento? Sì? Mi taglio i capelli? Sì? Tutti? Sì, tagliate tutti, fatti pelata. Ciao! Io Ciao! sono Barbara. Io sono Lara. Sono un po' sconvolta da questa cosa perché è un sacco di tempo che sto pianificando di fare questo video. Adesso lo fai perché mi hai veramente rotto le scatoline. Ma appunto avevo paura di arrivare a questo momento. Vorrei tagliarmi i capelli. Basta. Guarda, già si vede dalla telecamera. Ragazzi, io sono in attesa, sono ancora Esatto, lunghi. i miei capelli sono lunghi. Voi sapete che i miei capelli sono lunghi, ma lunghi, 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 lunghi. Capite? Sono circa 90 centimetri di capelli. Li sto portando lunghi da tanto tempo. Mi sono rotta le scatole. Esatto, quindi adesso li taglia. Esatto, adesso me li lavo. Che sto facendo? Ti Aiuto. lavi i capelli come fa ogni persona normale. Ho capito, però poi dopo taglia mezzo Ogni metro. persona normale taglia Se taglia mezzo metro dei capelli tutti i capelli. Sì. insieme? Anch'io l'ho fatto, ti ricordi? Mica era mezzo metro. Sì, ma a me mi arrivavano qui e Erano mi 25 sono tagliata centimetri. qui. Adesso Appunto, io sto. fino qua. E poi tra Ma poco me li arrate l'hai voglio fatto? tagliare pure io. E io li voglio fare tutti pelati. Ok, allora se vi regge, Oh, non si è capito se nulla. ce la fate, continuate a guardare questo video perché potrei cambiare look abbastanza. Guardatelo. Allora, quando dite che i capelli lunghi sono belli, pensate a questo tipo di nodi. Ok, quella che avete visto fino adesso era la prima parte del video ed è stata girata il 29 giugno, mentre quello che state vedendo adesso l'ho girato il 25 luglio. Ci ho messo praticamente quasi un mese, quel giorno non ce l'ho fatta e poi ci sono state cose da fare, insomma, diciamo che ho procrastinato, mentre forse oggi sono decisa. Capelli lavati, adesso li spiccerò per l'ultima volta. Ecco, se fino a pochi secondi fa un po' mi dispiaceva, adesso che li pettino, capisco e ricordo perfettamente il motivo per cui tagliarli. Cioè, guardate, ogni volta che li lavo c'è questa tortura da fare, perché comunque sia quando sono così lunghi si impicciano e quindi ciocca per ciocca vanno spicciati tutti quanti. Ok, non so se siete pronti, non so se sono pronta neanche io. Io l'ho fatta qua le trecce, quindi tecnicamente taglierò qua sopra. Tanto. Ah, voglia. Wow. Quant'è? Sarà. Boh, non so, 20. No, 20 è, co 20 è 30, così, sarà mezzo metro. 30, no, Vabbè, 30 centimetri. non ci dobbiamo pensare troppo. Questi dopo li faccio dopo. Tagli qua sopra i capelli, proprio. Sì, così faccio così, questo fa diventa tipo frangetto. Pelata! Vado? Vai. Lo faccio veramente? Pelata, sì. Pelati. Pelata. Me la sto a fare addosso sul pannolone. Cioè, questi sono. Boh, è tanto che li porto. Vado. Taglia, perché te dici sempre Sì, non ce la faccio più. no, li vuoi tagliare, toglioli. Vado. Vai. Oddio, non sta registrando. Credi. Vado. Vai. Misericordia, cosa sto facendo? Ormai è fatto. Te li conservi? Certo, perché li butto? Ma te hai ancora conservato i miei capelli, quelli? Te hai ancora conservato i miei capelli fino a quando c'avevo lunghi fino a qua? Fino a qua? Aspetta che sto vivendo questo momento. Se mi lascio queste lunghe e questi lascio corti? Poser. È figo però. Vabbè, mica è scandalo. Allora. Ma devi fare lo stesso di là. Ti vuoi tagliare pure dietro i capelli? Fatti Non lo so. caschettino. Vai. Ormai hai fatto di là, fallo pure di qua. Tiro. Senti la SMR.
Wow. Aspetta, ti è caduto questo. Oddio. No, vabbè. Mi sto libera. Cioè, mi sto a togliere proprio da schiavitù. Oddio. Ah, Dio, sono proprio soffridde perché sono... Fatti i corti, guarda quanto ti stanno bene. Fatti tutti i corti. Andiamo? Vado? Ecco. Finalmente mi ci faccio i codini così. Allora, quest'altri. Oddio, sono fredde. Questa casca la forbicina. Forbicine di AliExpress. Devo dire, tagliano bene. No, non devi comprare le robe da AliExpress. Zitta, che mi devo concentrare. Zitta, che mi devo concentrare. Oddio, lo sto facendo. Vado. Vai. Cioè. Io. Come ti senti? Libera. La cosa bella è che io questa cosa l'ho già fatta, quindi so questa sensazione. Cosa significa? Perché io mi sono sentita libera quando ho tagliato per la prima volta i capelli, ma con vero senso della parola, perché praticamente tagliavo solo le punte e basta da piccola. E quando avevo 11 anni, 12 sta... anni circa, eh? Mi sono tagliata tanto i capelli. Aspetta, non so qui. E poi man mano li ho accorciati sempre di più, ma poco alla volta. Invece io sono... No, ho fatto un casino. Io invece sono... Taglia l'elastico. Infatti ora farò questo. Sei fatta ma... No, non me lo sono dato addosso. No, perché ogni volta che magari per qualcosa tipo devo tagliare un elastico, magari per una parrucca, io tipo finisce sempre che mi vado a fare male. Allora. Ora questi li tagli completamente. Fatti la frangetta. No, la frangetta no. Li taglio un bel po'. Ma guarda il distacco del colore dei tuoi capelli, cioè questi sì. Dietro. Perché questi dietro sono marroni scuri? Perché la base mia è scura e poi dopo un po' di mesh. E questi un po' sono di... d'oro. Perché si schiariscono molto col sole. Allora, questa parte qui va accorciata perché a me le ciocche davanti più lunghe non ti piacciono. Non mi fanno tanto impazzire. Però adesso vi faccio vedere un attimo come sono dietro. Com'è l'effetto? Madonna, sono veramente. Ti aggiusto io dietro. In che senso? Con la forbice? Sì. Oh, sì. Tanto so come si fa. Certo. Allora. Mi sono tagliato i capelli io. Questi. Così, aspetta, che devo fare il ciuffo. Non voglio fare troppo da corto davanti. Non voglio fare troppo corto davanti perché. Devo esplodi. Poter... No, devo poterli legare. 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 Legale. Legale. Ops, ho fatto questa cavalletta. Hai capelli così dorati eh? Che sembra tipo quelle ciocchette finte. In che senso? Ma i jeans. Esatto. Allora. Te c'hai i capelli d'oro, dorati. Tu c'avevi i capelli d'oro da piccola. Ma pure adesso ti fanno quell'effetto. Allora, sì, ma così. Poco rispetto a prima. Tipo così. Da quanto tempo è che non tagli i capelli? Da quanti anni è che non li tagli? Così corti li ho avuti nel... Oddio, quando sei nata te li ho tagliati. Molto corti. E quindi di quel mio anno di nascita, ragazzi. 2009? No! Come può essere? Quindi hai tagliati nel 2009? L'ho tagliati, sì, l'estate che sei da te. Fino a quanto? Taglio asimmetrico, da una parte erano tipo così corti e da una parte leggermente più lunghi.
la seconda bimba, dai, 2009. Sì, ragazzi, non sono una bimba, non lo dico. Ok, se non finisco la frase, possiamo così. Fatemi stare, non so. Ok, questa va così, leggermente. E di qua pure. Quindi non tagli i capelli da 13 anni? Guarda, fino al 2011 li avevo tipo a caschetto. Aspetta, o taglio o parlo. Ma scusa. Il cervello non mi assiste. Scusa. Questo non si può dire. Ragazzi, vendo queste quattro trecce di barba. Sono dritti dietro, sono dritti dietro. A 800 euro l'uno. Sono dritti? Sì, dietro sono dritti i capelli. Però li devo sfilare tutti. Se vuoi li sfilo io dietro. Perché sennò ti... No, sono troppo panettone, sennò devo tutti quanti sfilacchiare. Adesso ciocca per ciocca vanno tutti quanti... aspetta, ferma. Sfilati con la forbice, a forbice, senza sfilzino, lo sfilzino lo detesto. Ok. E quindi tra un po' vi faccio vedere il risultato. Di due per bene. Tra un po' vi faccio vedere il risultato finale. L'ho già aperto. Questo è il risultato. Voilà! Ok, questi sono asciutti. Considerate che questa parte l'ho fatta il giorno dopo, l'ho tagliata ieri e ve li faccio vedere oggi. E quindi questo è. Adesso ho messo due mollettine, però ora le tolgo così vedete com'è il taglio. Senza mollettine sono così. Ah! Quindi se vado senza mollettine sono così. Sono corti, però posso farci praticamente tutto, mezza coda viene, coda completa pure. Mi fa stranissimo fare il cipollotto, cioè lo chignon così, e avere leggero, nel senso che prima c'avevo tipo... Cioè che ti senti un mancamento, tipo ti fai così poi ti senti un mancamento. No, quello no, io prima calcola facevo così, poi facevo uno... 2, 3, 4 giri e incastravo i capelli, ma era pesante, avevo sempre questa cosa attaccata ai capelli che tirava, quindi faceva malissimo, e invece ora non c'è più. Io con i miei capelli non posso fare niente. Perché? Perché sono troppo corti. Esatto, sì, queste, siccome sono troppo corti, non mi si proprio qua. Sì, basta che arrotoli dietro. No, qua dietro non mi ci arrivano dietro. Se fai così, ci arrivano, aspetta, lascia. Cioè non toccano, lascia, se lascia, fai così. Basta che fai questo, arrotoli, e poi leghi questi. E si è fatto. Tutto si può fare, tutto. But, comunque, cioè, io posso legare facilmente solo questi dietro, poi basta. Però questi dietro me li voglio un po' accorciare perché mi sono rotta. E certo, perché ne poi saranno 2 minuti che te li tagli. Esatto. Comunque, ragazzi, mi sono liberata di questo fardello. Sono molto contenta. Okay, spero che vi piacciono e soprattutto è tanto. Io l'ho già portati così corti, quindi non è una novità per me, sono abbastanza, anzi. Mi ricordo, quindi non mi dà una sensazione strana, è come se l'avessi, come se tornata indietro nel tempo, ma non così tanto, giusto 10 anni. Ok, grazie per aver visto questo video, ditemi cosa ne pensate, potete offendermi, dirmi le peggio cose, però basta, sono contenta, lo dovevo fare, ci ho pensato
Anche perché sennò poi dopo si rovinavano le punte sotto. No, le mie punte erano perfette. Ah. Stavo guardando le Ah, no, trecce. aspetta, scusa, allora sono io che ho i capelli, allora sono io che sono sfigata e che ho le punte dei capelli che Che si sono tutte... aprono? No, vabbè, dipende da quello che ci fai. Io non facendoci tanti trattamenti, i miei capelli non si rovinano. Certo, Io se non li faccio tingi. trattamenti. Sono più sottili, può essere pure un fatto così. Bene! Grazie per aver visto questo video. Probabilmente nei prossimi video potrebbe capitare ancora qualcosa in cui avrò ancora i capelli lunghi, però perché sono video vecchi, li monterò nei prossimi giorni, quindi potrebbe capitare che mi rivedrete con i capelli lunghi e poi mi vedrete con i capelli corti. Però questo è l'attuale mio stato. Grazie per aver visto il video. Ditemi nei commenti, appunto, ditemi se sono fatto bene o se ho fatto male. Raccontatemi se lo fareste anche voi. Ditemi quanto avete i capelli lunghi. Se anche voi ci avete mai pensato, ma io tanto so che chiunque ha i capelli lunghi, 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 ogni tanto ci pensa. Esplode, fa pum! Un bacio a tutti quanti. Ciao ciao!